Siamo con Laura Feliziani, tecnico dell'Oratorio Grandori Calcio a 5 femminile, squadra che si sta rendendo protagonista di un ottimo inizio di campionato, per parlare di calcio a 5 e anche di qualcos'altro. Laura, siete reduci da una partita che ti ha lasciato perlomeno perplessa, cosa è accaduto? Intanto ti ringrazio Alessandro per darmi la possibilità di fare questa intervista. Volevo iniziare innanzitutto, se mi permetti, col chiedere scusa alla Virtus Cimini, la squadra che ieri sera è venuta ospite da noi, perché comunque io alla fine della partita me la so presa un po' con le ragazze della Virtus Cimini, cosa che non avrei dovuto fare per delle cose che sono successe durante la partita. Lì per lì purtroppo me la sono presa con loro, ma probabilmente me la sarei dovuta prendere solamente con chi ha diretto quella partita, che ecco, ha permesso che succedessero delle cose in campo, falli anche molto gravi, non sanzionati e praticamente presi poco in considerazione. Quindi diciamo una critica garbata ma forte, sostenuta nei confronti di questa direzione di gara, che secondo te, serata sbagliata, atteggiamento sbagliato, come l'hai visto? Ah, sì, sicuramente probabilmente la mia squadra, io ho fatto degli errori, le mie ragazze magari sarebbero dovute stare magari più attente su alcune situazioni, però credimi Alessandro, più che una partita di calcetto mi è sembrata una partita di rugby. Ho assistito a una partita di rugby. Il fallo che mi è rimasto più impresso è quando una mia giocatrice, Sara Porcari, che tu conosci benissimo, che ha poco più di 15 anni, è stata praticamente falciata da dietro, sola verso la porta avversaria, ha fischiato giustamente un fallo, la ragazza che ha fatto il fallo non è stata sanzionata e una delle mie ragazze, 2 settimane fa, per poco meno, ha preso 3 giornate. Ora, vogliamo un attimino, da sportivi come siamo, come sei, da sempre, insomma, come vogliamo etichettare un pochino queste situazioni? Allora, andiamo a quadrare la problematica. Capitano spesso questo tipo di direzioni infelici? Cioè, è quasi un appello anche alle altre squadre che fanno parte del campionato che stiamo facendo noi. Se le altre squadre sono soddisfatte degli arbitraggi che ci capitano, seppure si può fare qualcosa, penso che si possa fare qualcosa, perché comunque è un po' come sentirsi non tutelati, no? Perché tu lo sai, è un campionato amatoriale, però questo campionato amatoriale in questi periodi di grossa crisi, Alessandro, tu devi sapere che io in questo momento posso tranquillamente dire già di aver speso tanti soldi, e come me anche tutte le altre società. Quindi imbarcarci nelle trasferte o ricevere a casa squadre dove poi ti trovi partite che veramente non le vinci chi le vince veramente, ma le conduzioni degli arbitri che fanno sì che quelle partite vanno in un certo modo, non credo sia giusto. Penso che sia ingiusta questa cosa, ma non è che sto facendo una lamentela per me perché io voglio assolutamente vincere tutte le partite, no, assolutamente, le cose giuste, Alessandro. Io ieri sera sono stata cacciata dall'arbitro perché mi sono permessa di dire: scusi arbitro, probabilmente caccerà qualcuna se una delle mie ragazze la porta al pronto soccorso, sono stata cacciata per questa cosa. Ha fatto benissimo, perché non mi devo permettere, anzi chiedo anche scusa all'oratorio Grandori, perché ovviamente in oratorio non me posso far cacciare una panchina. Però cioè, queste cose veramente lasciano l'amarezza. Perché io ieri sera potevo pure aver perso la partita, come mi è capitato di perdere delle partite, ma quando io perdo perché l'avversario è più forte di me, io ci sto e sto tranquilla, ma non voglio pareggiare o perdere una partita per l'incapacità di qualcuno che purtroppo non so perché sta lì. Fermo restando che anche loro sbagliano. Sì, perché inteso, insomma, direttore di gara. Allora, contesti un pochino però l'atteggiamento. Io non voglio dire, perché allora l'errore c'è, perché errare è umano. Anche io ieri sera ho iniziato con una formazione, probabilmente avrei dovuto cominciare con un'altra formazione, e quindi quello è comunque stato un errore e ho sbagliato io. Ma voglio dire, c'è sta un errore, ce ne stanno due, ma no che tu permetti durante una partita, un'ora di partita, le mie ragazze praticamente calci alle caviglie, gomitate, falli da dietro. Come ripeto, io me la so presa con le ragazze della squadra avversaria e di nuovo gli chiedo scusa, perché loro non hanno colpa. La colpa è di chi gli ha permesso di poter avere quell'atteggiamento in campo.
siccome le mie ragazze purtroppo, per fortuna, a pallone ci giocano e sono molto tecniche, quel tipo di fallo non li fanno, li hanno solo che ricevuti. Non vi siete sentiti tutelati, insomma? Assolutamente no, a me mi dispiace tanto, perché comunque veramente uno ci mette tanto impegno, veramente Alessandro, io ci credo in questa cosa, quest'anno mi sono data anche tanto da fare, ho la fortuna di avere giocatrici molto forti come Stefania Taranta, che ho avuto la fortuna di avere con me, Alessandra Malizia, Simona Maiola, Dagmara, tutta gente comunque che in questo campionato c'è da anni e gente che veramente col pallone ci scrive, coi piedi ci scrive. Senti, da parte nostra speriamo che si sia trattato, diciamo, di una parentesi infelice, magari, perché episodio... l'anno scorso un episodio sfortunato... Io so che ci sono state anche altre partite di questo stesso campionato, la scorsa settimana, due settimane fa, dove purtroppo ci sono state squadre che sono andate a casa scontente, non perché hanno perso, perché comunque demeritavano, ma perché comunque c'è stato qualcuno che ha fatto sì che quella partita si perdesse. Ora io, Alessandro, che ti dico? Mi dispiace pure sta qui a dire ste cose, però purtroppo è quello che è successo. Io ieri sera c'era tanta gente a vedere la partita, penso che come ho visto gli occhi miei hanno visto gli occhi degli altri. Io posso pure, poi tu Alessandro a me mi conosci, è una vita che gioco, non mi è mai successa una cosa del genere, non sono mai stata cacciata da nessun campo, quindi ti ho detto tutto. Ieri sera sono voluta essere la voce che manca. Ok, raccogliamo questa garbata, diciamo, lamentela, e con la speranza che ci sia più attenzione per chi è preposto a dirigere, a impegnarsi magari, ecco, per delle direzioni più attente. In conclusione, Laura, una battutina anche sul campionato, comunque un campionato interessante, Femminile Città Vecchia, Celleno, voi... È proprio per questo, perché siccome quest'anno è un bellissimo campionato e tutte le squadre sono veramente squadre attrezzate, a partire dalle squadre di Civitavecchia, che è veramente un onore averle nel nostro girone di Viterbo, perché comunque ci dà la possibilità di confrontarci con gente che ha giocato in Serie C, e anche squadre come... che so da sempre il nostro campionato, come può essere la Virtus Cimini, che l'anno scorso era il Carbognano, come il Celleno, che è una bellissima squadra, insomma tutte le squadre, insomma tutte belle squadre. Quindi vorrei che questo campionato lo vincesse veramente la squadra che lo merita, sul campo, con le capacità tecniche, questo quanto. Certo, comunque siamo ancora in una fase iniziale, giochi apertissimi, in bocca al lupo a te, alle tue ragazze, al movimento arbitrale affinché stia più attento, e buon divertimento. Grazie Alessandro, ciao. Un saluto.